Lasciatemi dire prima della cronaca delle mie considerazioni sulla partita, che è stato molto emozionante per me tornare qua, questo è il palazzetto che insomma tanti anni fa, purtroppo ho avuto tanti tre volte perché sono davvero tanti, insomma sono diventato grande con la pallacanestro, inteso cresciuto con la pallacanestro, quindi di vedere tante persone, tanti amici che insomma in quegli anni mi hanno visto crescere, è stato molto emozionante. E quindi niente, da questo punto di vista insomma è stata una serata assolutamente piacevole. Poi è iniziata la partita e sinceramente di piacevole c'è stato poco altro. Devo dire che il nostro peggior quarto purtroppo è stato il primo in cui siamo stati un pochino troppo passivi e mi assumo io le mie responsabilità, soprattutto dal punto di vista delle scelte. Avevamo deciso di concedere spazio a Daniel Hackett sul perimetro e questa cosa è stata una scelta che ovviamente chiaramente, evidentemente non ha pagato e quindi mi assumo tutte le responsabilità delle scelte tecniche che appunto questa sera la squadra che abbiamo fatto e che non hanno pagato, quindi questo tipo di situazione abbinata al nostro inizio un pochino soft sotto i tabelloni credo che abbiano fatto la differenza, soprattutto a livello emotivo, psicologico, quando prepari la partita in una certa maniera e vedi che le tue certezze azione dopo azione si sbriciano, io credo che quello dal punto di vista emotivo sia stata una cosa che ha segnato secondo me la partita, ovviamente il primo quarto, quindi per tutto il resto dell'incontro. E questo atteggiamento purtroppo è rimasto per gran parte dell'incontro, soprattutto evidenziato dai numeri dei rimbalzi. Noi anche quando abbiamo fatto buone difese, devo dire che buone difese ne abbiamo fatte anche più di una, spesso e volentieri ci hanno preso il rimbalzo sopra la testa, quindi hanno fatto secondi e terzi tiri. Tutto questo secondo me è stato un po' la chiave in negativo della nostra partita. Poi siamo rientrati, nonostante il margine già all'intervallo fosse molto grande, siamo rientrati credo con un grande spirito dentro la partita nel terzo quarto e io credo questo è stato un aspetto molto positivo che voglio sottolineare. Siamo rientrati dagli spogliatoi con grande energia, con grande attenzione, facendo le stesse cose ma con molta più intensità e con molta più aggressività. E anche il campo, il risultato del terzo quarto, nonostante poi non siamo riusciti a rientrare più di qualche punto, sia stato evidenziato. Siamo arrivati io credo anche a ridosso dei 10, 11, 12 punti, credo verso la fine del terzo. Purtroppo poi lì, come dicevo, un paio di rimbalzi offensivi concessi e anche qualche soluzione, devo dire, più che positiva dei nostri avversari, la partita si è aperta. Comunque complimenti ai nostri avversari, complimenti a Siena che ha vinto una partita più che meritatamente, ripeto, rimane il rammarico di questo primo quarto in cui ci siamo un pochino disuniti emotivamente, però guardiamo avanti. Scusami, prego. Aspettavo perché volevo farti una domanda che prescinde un po' dalla partita, anche se poi in realtà è contestualizzata su un giocatore, hai parlato di Hackett, hai detto che in questo piano era quello di lasciargli un po' di spazio dall'arco, stessa cosa che ha detto Ataman un paio di settimane fa, però al di là delle scelte ti chiedo, questo giocatore sta facendo cose sensazionali in questo momento, se ne è parlato molto eccetera, credi che possa essere uno dei futuri stelle italiane che magari avrà la possibilità anche di prendere quell'aereo per andare dove lui vuole tornare, cioè all'NBA? Sai, Ataman da questo punto di vista è stato più fortunato di me, perché io questa scelta, devo dire, sono stato piuttosto punito, mentre lui, se non sbaglio, ha subito 52 punti, se non ricordo male, quindi da quel punto di vista sicuramente è stato più fortunato di me. Ma al di là di questa battuta, ovviamente poco intelligente, nel senso che non lascia niente
di serio da discutere. Quello che mi dici tu, io dico che io sono un allenatore che sinceramente ha poco da come dire, arrivo adesso, mi affaccio adesso, e Hackett è un giocatore che già gioca in nazionale, già guarda il suo futuro con una certa ambizione. Dico semplicemente che a me la sensazione che mi dà è che abbia ancora tantissimi margini di miglioramento. È chiaro, se il suo perimetro è quello di questa sera, è un giocatore totale. Io gli auguro a lui e a Siena che sia sempre quello di questa sera, però è chiaro che deve mantenere questo tipo di costanza sul perimetro, e devo dire l'altro aspetto che farà di lui un giocatore totale è quanto riesce a mettere in ritmo i compagni. Ecco, a volte mi si dà la sensazione che abbia troppo amore per l'attrezzo, però ovviamente con grande umiltà e con grande sincerità dico questo. È un giocatore straordinario, un giocatore, uno dei 5-6 grandi giocatori del nostro panorama italiano, quindi fino a che rimarrà qua farà le fortune di Siena. Io ovviamente auguro a Siena che rimanga il più possibile. Io credo che lui, Res e Crespi possano in Italia, se questo nucleo rimane intatto, può senz'altro dire la sua a livello nazionale, perché questo è un gruppo nuovo, è un gruppo che può crescere ancora nell'arco della seconda parte di stagione, e quindi cosa dire? Io con estrema umiltà ho detto quello che penso di Hackett e penso che sia un giocatore assolutamente con grandi margini. Chiarisco, non volevo essere tendenzioso per nulla, ma era soltanto per, visto che c'è un rapporto comunque, tu sei stato un giocatore che la metteva dentro, soprattutto da quell'arco che adesso diventa una dimensione, era un... Sì, no, ma la mia era una stupida, nel senso che non è fortuna, le scelte a volte vanno bene, a volte vanno meno bene. Io credo che abbiamo fatto questa scelta a Cantù, con Cantù, e non ha pagato, perché questi alzavano la mano dal palleggio e facevano sempre canestro. Stasera uguale. Io credo che sia più difficile far canestro senza ritmo dal palleggio che non in altro sistema, cioè quando il pick and roll ti mette in condizione il ritmo di far canestro. Questa sera torno a casa non con questa convinzione, perché Siena me l'ha sgretolata questa sera, però era solo una battuta, non c'è minimo di malizia né da parte mia, io credo neanche da parte tua, quindi tranquillo.